Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Studio Robur. Oggi abbiamo l'anteprima, l'analisi prepartita del big match di sabato 16 ottobre, Siena-Virtus Entella. Una partita veramente molto sentita, una squadra ripescata contro una squadra retrocessa, ma allo stesso tempo due squadre veramente molto forti e che devono ancora dimostrare tanto. E oggi qui con me, come sempre, Luciano Sardone. Buonasera Luciano. Ciao Pietro, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora Luciano, abbiamo detto partita molto difficile per il Siena ma anche per l'Entella, due squadre molto forti, che partita ti aspetterai? Beh, per certi versi una partita indecifrabile, posto che l'Entella fuori casa non è che abbia impressionato più di tanto. No. Ricordiamo, ha fatto tre punti, credo vincendo con il Modena fuori casa, poi le ha perse tutte, ha perso anche a Montevarchi per capirsi. Hanno 14 reti subite, insomma. Esatto, quindi questo ti fa capire che l'andamento dell'Entella fuori casa non sia un andamento esaltante. Di contro il Siena in casa ormai non ha conseguito tre punti da un po' di tempo, perché è passato circa un mese fra le partite interne con la Reggiana e poi con la Pistoiese. Possiamo parlare di due passi falsi, quindi noi avremo bisogno certamente di fare una partita da tre punti, ma soprattutto di fare una prestazione convincente, perché il Siena ha bisogno di una grande prestazione anche per fugare qualsiasi dubbio e per trovare delle certezze che in questo momento, negli ultimi periodi, paiono venir meno. Certo. Allora, nel Siena abbiamo visto grandi cambiamenti contro la Fermana, una difesa a tre, un 3-5-2 in cui abbiamo visto buone cose, a parte nel secondo tempo che abbiamo un pochino più tentennato, forse ci siamo un pochino addormentati nel gioco. Pensi di rivedere la stessa formazione o credi che ci sarà un altro cambiamento? Allora, io mi auguro con tutto il cuore di sì, perché secondo me questa squadra non può prescindere dalla difesa a 3. Parlo di difesa a 3 perché poi o 3-5-2 o 3-4-3 o 3-4-1-2 o 3-4-2-1 noi dobbiamo giocare alla difesa a 3, perché secondo me, affermo, la squadra è stata più corta, più logica. E ad esempio, se la regia magari ci fa vedere le immagini, qui vediamo una cosa che non si era mai vista, ossia tre giocatori impiegati in un'azione d'attacco, anche egregiamente, che vanno in gol con il 4-3-3, che poi ci dava delle distanze abissali e ci magari permetteva di giocare con le seconde palle. Una combinazione così non l'hai mai vista, quindi una squadra certamente più corta che recupera palla a centrocampo e che innesca un'azione con i nostri grandi giocatori di qualità che abbiamo in avanti. E ad esempio ecco, questo Varela da seconda punta rifinisce e in area di rigore Paloschi fa questi gol. Noi dobbiamo cercare di accorciare la squadra e creare queste combinazioni con i giocatori di qualità che abbiamo. E sicuramente il 3-5-2 ci permette questo, perché io ho visto, affermo, con tutte le luci e le ombre, una squadra più compatta, dove ci sono dei giocatori che si sono espressi meglio, primo fra tutti Pezzella, ma vorrei dire anche lo stesso Varela, che nel secondo tempo, quando la squadra della Fermana era assediata, ha potuto prendere anche le zone centrali del campo, facendo poi di fatto il trequartista. Insomma, io credo che questo modulo sia quello congeniale e quello che dà la possibilità all'allenatore di avere delle letture. Certamente noi ci auguriamo anche che nel calcio delle slot, ossia dei cambi, dei cinque cambi, sarà sicuramente molto importante. Insomma, i cambi vanno usati, certo. Se no qui si parla di un qualcosa che non appartiene al calcio di oggi, perché insomma la gente in panchina fa doppio cambio, triplo cambio, addirittura ne puoi fare cinque. E insomma, la lettura della gara deve essere più vivace e più adeguata. Probabilmente non si tratta nemmeno di calcio di oggi, si tratta magari proprio di essere bravi, lucidi in un determinato momento della partita. Probabilmente un Guberti messo al 70esimo, al 60esimo avrebbe sicuramente spaccato la partita e rotto gli equilibri, no? Ma io penso che invece si tratti di calcio di oggi. Se tieni presente, negli anni 60 se uno si faceva male rimaneva in 10, quindi questa opportunità è un'evoluzione del calcio e gli allenatori, anzi, tanti possono addirittura vincerci i campionati. Mi immagino uno come Conte con 5 cambi, la possibilità che ha di innestare qualità e di alzarla se possibile, o di modificare l'andamento di una partita, perché
l'allenatore che fa la differenza è colui che legge la partita, certo, questo storicamente, e che azzecca i cambi, questo storicamente, almeno questo. Quello sicuramente. Poi un'altra cosa, difesa a tre va bene, imprescindibile, ma poi io direi anche la coppia Varela-Paloschi, a me piace tantissimo questa coppia. Sicuramente sono i giocatori più forti che il Siena ha, sono i giocatori più forti che il Siena ha in attacco. Ho sentito dire che Varela non sta benissimo. No, non sta benissimo, ecco, purtroppo ha avuto qualche problema muscolare, ma anche qualche problema familiare. Ecco. Noi gli auguriamo sicuramente che tutto possa risolversi al meglio. Ora ad esempio la regia mette in onda i gol di Varela, che a differenza di quello di Paloschi a fermo, ha delle dinamiche differenti, perché i gol di Varela con la Vispesaro sono figli di un pressing, sì, sono figli di... Vabbè, qui si va sul fondo, si recupera palla, lui fa, come detto, anche lui in area di rigore ci deve stare perché riesce a fare queste cose. Però anche guardando il gol di Di Santo a Montevarchi, è un gol che è figlio di una seconda palla, calcio lungo, respinta, arriva come un falco Di Santo, gol. Questi sono concetti differenti di un calcio e probabilmente all'inizio del campionato non dico che non ha portato risultati, perché qui abbiamo vinto, però ha creato quelle distanze dei reparti che hanno messo in moto quei meccanismi sbagliati e che non hanno fatto amalgamare la squadra, mentre tornando al 3-5-2 io lo trovo più logico quel calcio, più adatto alle caratteristiche dei nostri giocatori e con la possibilità, vedi qui per esempio si va a pressare alti, Varela fa una finta, mette a sedere. È un po' concettualmente diverso, mentre col 3-5-2 si è costretto a mettere più uomini a metà campo, a fare la regia difensiva con terzi che fa partire l'azione della difesa, Pezzella che entra più nel vivo del gioco, le fasce sono sfruttate meglio, certo, e come detto accoppi a Paloschi una classica seconda punta, esatto, variando poi il tema, e questo ce lo aspettavamo a fermo, Pietro, per fare un passo indietro. Anche, che ne so, hai la possibilità di togliere un centrocampista e mettere un trequartista se parti col 3-5-2. Ecco, insomma, ci dà delle opzioni di gioco differenti quel modulo. Qui sono immagini di repertorio sul nostro gran giocatore Varela, che comunque, come detto, esprime dinamiche di gioco diverse. Perché poi è vero, Pietro, che si parla di numeri. Certo. Però parliamo sì di numeri, ma di atteggiamento e di come ti collochi in campo, e a seconda di come ti collochi in campo ti vai a prendere certe inerzie, sicuramente. E invece dal punto di vista morale come affronterà l'Entella il Siena? Questa è una bella domanda. Io ho letto un'intervista di Perinetti che come sempre cerca di fornire nuove prospettive, e la prospettiva interessante che fornisce Perinetti è quella arbitrale, cioè per dire cosa, che comunque sia il Siena è stato penalizzato, perché noi ci avessero dato il rigore su Paloschi, il gol annullato a Teramo, cioè il Siena ha avuto delle penalizzazioni, quindi se noi avessimo, nonostante tutte le nostre incertezze, conseguito sul campo quello che realmente ci poteva aspettare, se non ci fossero state le sviste arbitrali, eccolo qui, ci abbiamo l'immagine, esatto, questa squadra avrebbe acquisito con i risultati delle certezze. Questo è rigore netto, sì, questo è il rigore, l'abbiamo è un rigore detto, clamoroso, no, che l'arbitro, dal braccio largo il difensore, l'arbitro non ha voluto dare, il difensore terrorizzato da Paloschi in area di rigore, però c'è da dire anche Luciano che comunque è l'unica cosa che hai fatto in un secondo tempo, dovevi molto di più. No, ma questo per arrivare a dire cosa, che mentalmente sta squadra avesse avuto un po' il suo, questo lo dice Perinetti la sua esperienza, anche giocando così e così avrebbe fatto i risultati. Ah, questo non c'è dubbio. E quindi, capito, nell'epoca di chi dice che esistono gli allenatori giochisti e gli allenatori risultatisti, con dei neologismi, il Siena probabilmente non sarebbe stata quella squadra giochista, ma che sicuramente avrebbe portato i risultati, certo, e questa mentalmente avrebbe fatto crescere la squadra. Invece mentalmente questo purtroppo ci mette in uno stato di,
non dico di tensione, però di imbarazzo quantomeno sì. Certamente, certamente. Allora, abbiamo detto una partita abbastanza indecifrabile, ma che ci può dare delle certezze per quanto riguarda la classifica. Andiamo a vedere intanto i risultati ultimi, anche quello della Virtus Entella, e la classifica, almeno lì possiamo capire le sorti del campionato. La Reggiana, che ha vinto con l'Olbia 2-0, ormai si sta confermando come la squadra più solida del campionato. Poi Fermana-Siena 1-1, Gubbio-Pontedera 3-0, Montevarchi-Modena 2-1, Pistoiese-Teramo 1-2, Cesena-Ancona-Matelica 2-0, Lucchese-Vispesaro 1-2, Imolese-Carrarese 2-4, Viterbese-Grosseto 0-1, Virtus-Entella-Pescara 2-2. E quindi è una partita molto lottata anche questa tra Entella e Pescara. C'è stata l'espulsione di Barlocco, quindi in 10 sono riusciti a pareggiare. Ma se andiamo a vedere anche la classifica, vediamo se ce la danno ora dalla regia, è tutto da dire ancora, perché il Siena è a 13, la Virtus Entella è a 11, quindi insomma le sorti cambierebbero di molto il campionato. Sì, e poi dobbiamo sempre ribadirlo, questo Pietro è il girone più difficile della Serie C. Sì. La Reggiana, le uniche tre retrocesse tutte in un solito girone, e già questo è indicativo. Sì. In più ci metti squadre come il Cesena, che si sapeva che poteva essere una mia vagante, poi ci metti squadre come insomma l'Ancona Matelica, chissà, avrà fatto una gran preparazione atletica, ma è partita a razzo, e so quelle squadre che comunque un po' di tradizione ce l'hanno, hanno lo stadio eccetera, anche se tutto nasce da una fusione, ricordiamo il Matelica e l'Ancona. Esatto. Però il Gubbio che è una squadra importante, e questo poi Pietro lo vediamo domenicalmente. Io, se dovessi mettere a paragone, non so se sei d'accordo, questo campionato con gli altri che abbiamo visto in Serie C nell'epoca della Robur 2.0, sì, sì, se mi passi il tema, ossia da quando non esiste più la C Siena, questo è certamente il campionato che fornisce più tecnica, più gioco, più spettacolo, e sono evidentemente le squadre migliori di quelle che andavamo a vedere negli altri campionati di Serie C, dal mio punto di vista. Non c'è dubbio, lo dicono i numeri, la classifica, sì. Sono quasi tutte appaiate, sono tutte lì, a parte le ultime che... lì c'è veramente un grosso distacco, però poi guarda, dal Montevarchi in su chiunque può arrivare ai playoff. Ma poi parliamoci chiaro, Pietro, le squadre giocano bene, ma per quale motivo? Ma perché ci sono giocatori. Ora, guardando anche l'Entella, noi nell'Entella vabbè che saranno un po' attempate, ma ci sono giocatori. Porca tipo mese. Silvestre, De Sena, sì, sì, cioè, dopo gente, possiamo fare esatto, gente che sa giocare a pallone, che ha giocato in Serie A, tanto e sempre. Tutte le squadre hanno tra le proprie fila fior di giocatori, quindi questo da un punto di vista da amante del calcio, io sono contento di vedere un girone così, ed è sicuramente bello. Stimolante. Chiaro che andiamo a scontrarci con delle realtà che sono differenti dai gironi, ad esempio, che sono monosquadra, cioè il girone del Bari. Facendo sì, gli scongiuri, Michele Mignani lo dovrebbe vincere lui, e il girone del Padova, capito? Sì, qui sì, c'è sì. Gran battaglia, voglio dire. Assolutamente, grandissimo girone. Allora, adesso diamo la pubblicità, poi dopo io direi di dare l'intervista a Di Santo, che ha parlato in questa settimana, almeno possiamo fare anche il nostro classico 11 titolare da schierare la domenica, e lo faremo anche con la Virtus Entella. Dunque vediamo tutto questo dopo la pubblicità. Bentornati in studio, amici telespettatori, e insieme a Luciano abbiamo fatto un piccolo excursus di queste giornate del Siena, come ha passato il campionato, qualche passo falso, qualche certezza. Lo stesso l'abbiamo fatto per la Virtus Entella, abbiamo detto che partita probabilmente sarà. Adesso invece andiamo, diciamo, più nel dettaglio, perché in questa settimana ha parlato un giocatore che in questo momento sta giocando veramente molto molto bene, ovvero Francesco Di Santo. Sentiamo che cosa hai detto ai nostri microfoni. Francesco Di Santo, dalla Serie D alla Serie C in un lampo, ti sei adattato benissimo, assist, gol, tanta partecipazione, ti aspettavi un inizio così? Ma sinceramente la Lega Pro l'avevo fatta tanti anni fa e mi ricordavo che era una categoria difficile, molto, molto dinamica, molto dove bisogna andare per il concreto. Sono contento di come sono partito, però penso che tanto, come in tutte le cose, bisogna sempre cercare di far meglio, quindi
Tutti i giorni lavoro per cercare di migliorarmi e di ottenere risultati ancora migliori di quelli che posso aver fatto fino ad ora, ecco. Spero di portare avanti questa continuità qui, perché comunque giocare con continuità è anche più facile poi trovare la condizione fisica, mentale, eccetera, eccetera. E comunque, a prescindere da questo, quando il mister anche nelle prime partite mi ha chiamato in causa per 20 minuti, mezz'ora o quello che era, ho cercato sempre di dare il massimo. E comunque, anche un po' per carattere, come sono fatto, sono uno che non si dà mai per vinto, quindi ho cercato sempre di dare quel qualcosa in più che potevo dare alla squadra, ecco. Sì, molto importante, ma obiettivamente la sentivo anche prima, quando entravo a partita in corso. È normale che giocare titolare in una piazza come Siena poi è una soddisfazione ancora più grande, e sicuramente c'è da mettere qualcosa ancora in più. Affermo che ho giocato come quinto, e che non, diciamo, non è proprio il mio ruolo, diciamo, classico, tipico, però il mister mi aveva chiesto di fare quello, e ho cercato di adattarmi il meglio possibile, sia per me che per la squadra, che insomma per tutta la situazione, di fare una partita più attenta, più concentrata possibile, e cercare di sbagliare il meno possibile. Fondamentalmente è un ruolo abbastanza delicato, dove devi fare sia tanta fase difensiva che tanta fase offensiva, quindi c'era da correre molto, e penso di essermi adoperato per questo, ecco. Ma l'avevi già fatto con Indiano il quinto, se non sbaglio? No, il quinto sinceramente, se non ricordo male, non l'avevo mai fatto, perché quando appunto era, si giocava 3-5-2, spesso facevo il 1-2 davanti. Però insomma, ripeto, se c'è da farlo sono disposto a farlo. Sì, sì, abbiamo fatto una bella azione, Nacho Varela si è buttato bene nello spazio, poi messo una gran palla dentro e Paloschi è arrivato a far gol. Un trittico di partite importanti. Noi, come dall'inizio dell'anno, ci prepariamo sempre al meglio per andare in campo e cercare di dare il massimo prima di tutto, e di tirare fuori il massimo. Sicuramente sono tre squadre molto, molto forti, di cui due, se non sbaglio, retrocesse dalla B. Quindi saranno sicuramente partite difficili, però allo stesso tempo belle. E penso che ci sia bisogno di tutti, in primis dei giocatori, e anche della parte dei tifosi, perché comunque se ci danno una mano sicuramente possiamo dare ancora qualcosa in più di quello che diamo sempre. L'umore si sta bene, siamo sempre stati bene, siamo un ottimo gruppo, molto affiatato, e questo penso che si veda anche in campo, sinceramente, cioè non perché uno ha pareggiato, che comunque bisogna cercare di vincere, senza dubbio, però la squadra è compatta, è coesa, siamo un gruppo di ragazzi molto, come dicevo, affiatati, e di conseguenza bisogna cercare di fare qualcosina in più per riuscire a trovare risultati, non snaturandoci in quello che stiamo facendo fino ad ora, ecco. Ma guarda, ci voglio mettere anche nel mezzo forse un gocciolino più di cattiveria, in particolare negli ultimi metri, perché comunque se si faceva gol non si era rubato niente a nessuno, anzi avevamo fatto quello che poi era stata la partita, perché anche a fermo penso abbiamo avuto il 70-30 di possesso palla, e è normale, poi dopo non prendi un gol dopo 20 minuti, se è a rincorrere ci può stare che non riesci a vincerla. Sicuramente, come dicevo, bisogna fare qualcosa in più, qualcosina in più per portare a casa i tre punti, perché poi penso che ce li siamo strameritati sia con la Pistoiese che con la Fermana. Per me il salto è stato abbastanza grosso, nel senso che da una Serie D avevo giocato a Pontedera in C, e nulla toglie ai tifosi di Pontedera, però la piazza di Siena comunque è una piazza un po' più famosa. Di conseguenza non mi aspettavo un inizio così, anche insomma nei loro confronti un attestato di stima che ho sentito da parte di loro, e che comunque voglio ringraziare. Quello che posso chiedere di stare sempre con noi, perché comunque anche qui in casa, soprattutto quando vengono, insomma, sono tante persone, è un'altra cosa, giocare è un'altra cosa, giocare con i tifosi è un'altra cosa. Di conseguenza, se ci stanno vicini, sicuramente possiamo fare solamente qualcosa in più.
fisicamente, diciamo, mi sono sempre allenato, non ho mai, insomma, sono sempre stato dentro il progetto, sia per quanto riguarda la Serie D sia per quanto riguarda Lega Pro. Poi è arrivata questa conferma che comunque per me è stato tanto, perché dopo anni che facevo campionati in Serie D e comunque potevo fare anche discretamente, però poi dopo arrivavi e o per l'età o per un motivo o per un altro non riuscivi mai a ritornare lì sopra, era un po' deludente. Quindi essendo tornato sopra insomma è una soddisfazione ancora più grossa. A Siena poi, insomma, intanto il ringraziamento nel senso tifosi era perché era stato tirato fuori il discorso tifosi. È normale che il ringraziamento va a tutti, al mister che mi ha voluto, al direttore che mi ha voluto e mi ha tenuto anche Lega Pro, quindi assolutamente. Non leggo tanto, non sono legge tanto, però qualcosa di quello che ho letto, insomma, devo ringraziare obiettivamente. E per quanto riguarda la maturazione, io penso ho 27 anni, fatto i due giorni fa, quindi me lo ricordo bene, e sono arrivato a un punto dove voglio provare a fare qualcosa di importante, quindi non mi sento più ragazzino, non mi sento uno che ormai è arrivato o comunque ha finito, e di conseguenza ho tutte le motivazioni per provare a fare qualcosa di importante e perché no qui a Siena. Purtroppo determinate cose penso che le puoi tirare fuori solo sul campo, quindi cioè, si potrebbe stare più a parlare per giorni interi, o comunque anche quello che dice il mister, che sicuramente è vero, perché forse non me ne rendo conto nemmeno io, non lo so, o mi esprimo in parte, però quello che so è che cerco di dare sempre il massimo, sia nel bene che nel male, quindi caratterialmente sono uno molto istintivo e di conseguenza se mi sento di fare una cosa la faccio. Anche l'esempio del gol a Pontedera, cioè è una cosa che in quella frazione di secondo mi sono sentito di fare quella cosa e poi è venuto fuori quello che è venuto fuori. Quindi sicuramente penso che devo andare avanti così, cercando di fare qualcosa in più ancora. Ecco. Siamo un gruppo nuovo, nel senso è stato creato in pochissimo, e quindi sotto il punto di vista lì secondo me siamo anche parecchio affiatati per essere stati creati comunque da ultimo e affrontare un campionato così importante con squadre importanti. Allo stesso tempo è normale, non è assolutamente nulla da buttare, perché siamo là e possiamo dire la nostra proprio in tutte le partite, come fino ad ora abbiamo fatto vedere. È normale che fare qualcosina in più sicuramente crea un circolo vizioso dove comunque anche la piazza ne risente, di conseguenza più su stai e meglio è per tutti. Ecco. Queste le parole di Francesco Di Santo, il numero 7 bianconero. Dalle sue parole si percepisce grande umiltà anche, no? Sì, ha spiegato benissimo tutta la situazione, ha fatto un'analisi lucidissima della situazione proprio bianconera, ha dato molti spunti. E Di Santo è il giocatore più positivo del Siena di questo inizio campionato, è un giocatore che noi parliamo sempre di Varela, Paloschi e tutti i grandi big dell'attacco, però Di Santo in campo c'è sempre, perché se lo merita, perché non lo puoi levare mai un giocatore così. E anche Domenica, che ha fatto il quinto di centrocampo, quindi doveva fare tutta la fascia e avere compiti difensivi, è andato alla grande. Sì, quindi grande, lui ci dice che in Lega Pro ha fatto la seconda punta a Pontedera, l'abbiamo visto punta esterna in un 4-3-3, quindi punta larga, tutta fascia la fa e alla grande, calcia alle punizioni, calci d'angolo, fa gli assist, i gol, cosa vogliamo di no, più? No, grandissime prestazioni in questo momento da parte di Di In Santo. Più mi sembra, come giustamente dicevi Pietro, un ragazzo umile che fa anche un'analisi lucida. Lui ci ha ricordato che questa è una settimana importante, ci sono tre impegni, sì, intervallati da una trasferta a Viterbo con due neo-retrocessi, quindi ora abbiamo Lentella, ok, andremo infrasettimanalmente a Viterbo, poi abbiamo il Pescara. Quindi ci sono situazioni delicate dove giustamente lui chiama a raccolta il gruppo, avremo bisogno di tutti, però anche il pubblico.
Quindi vediamo che viene fuori veramente in questa settimana, perché questa settimana, come indicato anche dai vertici societari, sarà una settimana determinante. Grazie, esatto, esatto. E dunque, Di Santo ha parlato anche di modulo, il quinto che non aveva mai fatto, probabilmente lo rifarà anche domenica, dunque adesso è il momento della nostra 11 titolare possibile. L'altra volta l'abbiamo azzeccato incredibilmente, tutti, incredibilmente sì. Anche Bianchi, sì, quindi vediamo oggi cosa facciamo. Dunque, ovviamente l'anno in porta, la difesa a tre classica, dunque, Perici, Terzi e Milesi, sì. Centrocampo, ecco, qui secondo me forse può variare qualcosa? Sì, secondo me giocheranno Pezzella, Cardoselli, Acquado. Ok, sì, sono d'accordo, anch'io secondo giocheranno questi tre. Cardoselli giocherà, però Bianchi in casa ancora non è riuscito a fare. No, ancora non è stato impiegato in casa, è un po' un'anomalia perché lui ha sempre giocato titolare in trasferta. Però tant'è, secondo me giocherà Acquado. E sicuramente Di Santo sarà confermato sulla corsia sinistra, perché ovviamente, come per tornare al modulo del 3-5-2, se vado a Reggio Emilia probabilmente sul 3-5-2 a sinistra ci metto Favalli quando rientrerà, e a destra Mora, che peraltro vorrei continuare a ribadire, questo modulo ci dà la possibilità di sfruttare le fasce anche con giocatori che teoricamente sono dei difensori, sono degli esterni bassi e comunque fanno bene tutta fascia, sia Mora che Favalli, perché hanno gamba e hanno anche un bel piede per il cross, solo troppo timidamente ad esempio con la difesa a 4 accompagnavano l'azione e ci davano una mano sulle corsie esterne, mentre il 3-5-2 ci dà la possibilità di far salire anche loro. Però per tornare alla formazione, per me Di Santo giocherà nuovamente, certo. E quindi d'attacco Varela Paloschi, posto che Varela non è in perfette condizioni fisiche e comunque i cambiamenti che ci saranno impercettibili, ossia vedo solo Cardoselli al posto di Bianchi e poi la formazione identica a quella di Fermo. Certo. Modulo compreso, credo. Sì, sì, spero anch'io modulo compreso, perché comunque abbiamo visto delle buonissime cose. E poi un'altra cosa, un Guberti, un Montiel magari impiegati non all'80esimo ma già al 60esimo, 65esimo, poi ovviamente dipende anche come va la partita, no? Guarda, secondo me, se mi posso permettere, certo, non si offenderà nessuno, affermo, c'era solo un cambio da fare: levare un centrocampista e mettere un trequartista e andare a vincere quella partita. Okay. E purtroppo non è stato fatto, però il 3-5-2 ti dà la possibilità, ad esempio, di levare una mezzala incontrista per mettere un giocatore più offensivo. Ecco, okay. E passi a quello che vuoi, 3-4-1-2, sì, sì, 3-4-2-1, sì, che ne so, 3-4-3-3, esatto. Considerando che hai comunque a tutta fascia quinto di centrocampo un giocatore come Di Santo, allora metti giocatori offensivi, ti dà delle opzioni. Ecco, non è difficile leggere la gara così per delle sostituzioni, no, no, ecco, certo, credo. Sì, sì. Quindi ad esempio io spero di vedere in modo convincente, ma non perché la gara lo richiederà, anche se, come ribadiamo, non sarà facile, però anche vedere un Montiel schierato nel cuore e nel vivo della tre quarti non sembrerebbe cosa pellegrina, voglio dire, partendo da questo presupposto tattico. Assolutamente, ecco. No, assolutamente no. Passiamo invece adesso alla squadra avversaria. Perinetti ha detto che è la favoritissima, questo lo dice anche Jacopo Fanetti nel suo sito del Fedelissimo Online, che cito sempre, grandissimo, grande informatore, sempre molto dettagliato. E andando invece nel vivo della rosa, loro giocano con un 4-4-2 e un centrocampo a rombo. Sì, loro hanno un vertice basso, vertice alto, e quindi vogliamo chiamare rombo, sì, o 4-3-1-2, sì, oppure vertice alto, vertice basso. Quindi significa che loro sono elastici, cioè il centrocampo a rombo di fatto si trasforma in un 4-4-2 su determinate situazioni tattiche e contingenti, e loro così faranno, saranno una squadra molto quadrata, molto logica, anche se, come detto, chi ci ha seguito fino ad ora e fuori casa le hanno perse 3 su 4, quindi chiaramente a Siena troveranno gli stimoli per fare risultato, venendo fuori anche da un bel risultato, perché 2-2 col Pescara, un uomo in meno, non è roba da poco. È un grandissimo risultato. Dopo la pubblicità poi continueremo la nostra analisi della Virtus Entella, la squadra avversaria del Siena. Bentornati
Bentornati in studio, amici telespettatori. Con Luciano ci siamo lasciati parlando, analizzando della Virtus Entella. Abbiamo detto, mister Volpe, che utilizza un modulo 4-4-2 a rombo, vertice alto, vertice basso, un 4-3-1-2 se vogliamo, e dunque più o meno era questo. Se entriamo proprio nei dettagli della rosa, vediamo dei giocatori di spicco, sicuramente, giocatori molto esperti, bandiere. Quindi una partita molto difficile si prende. Ma sì, è una partita difficile perché poi, come detto, noi in casa ci siamo inceppati nelle ultime due. La bruttissima partita con la Reggiana, dove avevamo avuto anche brutte sensazioni, perché meno male l'anno, se non poteva essere una lezione di calcio. Contro la Pistoiese, veramente anche lì grande delusione. Quindi ora siamo anche chiamati a una prova d'orgoglio noi. L'Entella è una squadra che giustamente è una neo-retrocessa, quindi ha una caratura tecnica molto importante, ha giocatori veramente di grido, come detto, De Sena, Silvestre, e vorrei anche citare Facundo Lescano, il centravanti, che gli fa una ottima mole di gioco, che è stato in passato nella rosa del Siena. Esatto, loro hanno due punte, sono... Non, magari non hanno un argentino, grande senso Facundo Lescano, e poi c'è Morosini, che anche lui ormai da tanto lì alla Virtus Entella. Non... Poi c'hanno quel trequartista che giocava nel Cittadella, esatto, sempre in Serie B, giocato, sì, che sì, non sì, è male. Lui è molto pericoloso, segna anche, l'ultima partita mi pare abbia segnato due gol, non ricordo male. Ma... Ricordiamoci anche il Cittadella, gli ultimi due campionati ha fatto in Serie B. Porca miseria. Quasi sfiorando la A, certo, giocatore ha tante presenze in quella squadra, giocatore di grande livello. Esatto, quindi andremo ad affrontare una squadra forte, con elementi forti. Chiaro che anche loro l'impatto alla categoria, l'impatto alla categoria non è stato dei più facili. Parliamoci chiaro, Pietro. Chiaro che, vedi, anche qui il fattore... Muramica è importante, campo sintetico, loro si sono probabilmente ritrovati con i loro concetti in casa, e fuori stanno aspettando, forse perché, come detto, questo campionato è un campionato difficile, non è sempre facile affrontare chiunque, tant'è che loro hanno perso 3 gare fuori casa, esatto, e quindi anche per loro sarà una prova del 9. Ecco, sicuramente. E poi un'altra cosa, sulla fascia sinistra loro non avranno Barlocco, che è stato squalificato contro il Pescara, quindi anche il fattore che dicevamo prima, delle fasce che possono essere maggiormente offensive con questo modulo, anche questa è una cosa che può andare a nostro favore. Ma io penso di sì, anche se poi, come detto, le partite poi vanno affrontate soprattutto nell'atteggiamento. Ecco, quello che mi auguro è che il Siena abbia l'atteggiamento giusto, perché questi ragazzi non si devono scuotere dalle paure, non devono avere incertezze, possibilmente rispetto per l'avversario, ma come abbiamo detto, come non averlo. Però anche per loro mentalmente non sarà una partita facile, perché alla fine, come detto, i risultati non sono in trasferta buoni, anche loro sono alle prese con un trittico di partite, che poi addirittura loro, a differenza nostra, ne faranno due fuori e una in casa. Noi perlomeno abbiamo il vantaggio di giocare in casa, però questa è l'inizio di una settimana cruciale, perché poi questa finisce ottobre, vai verso novembre, insomma, poi cambierà veramente... Cambierà il calendario anche. Esatto, puoi veramente tracciare una linea e fare un mini bilancio serio dopo questa settimana. Quindi questa settimana cruciale, ma io oserei dire quasi per il campionato, anche se poi i conti storicamente si fanno in primavera, Pietro? Certo, questo come sempre. Però comunque, se dobbiamo fare un bilancio, per adesso il Siena... Io direi un bilancio positivo, tutto sommato. Sì, sicuramente un bilancio positivo, perché siamo stati ripescati. Noi non dobbiamo mai dimenticarci. Questo anche Di Santo, per chi ci ha seguito, ha voluto ribadirlo. Un gruppo nuovo, è la verità. Questi sono ragazzi che si sono messi insieme da poco. Chiaro che a volte l'amalgama non la trovi mai in una stagione. Quindi devono nascere proprio delle alchimie quasi chimiche tra le persone. Se loro hanno già fatto gruppo, non è poco. Io spero che Girardino, che mi pare che lentamente arrivi alla verità, nel senso, l'altra volta secondo me ha azzeccato il modulo ma non ha fatto cambi, stavolta magari ci riconferma un modulo ma fa una lettura dei cambi, esatto, e secondo me
se la squadra vince anche convincendo, e ce lo meriteremo tutti, ma loro in primis, certo, perché se lo meritano prima di tutti loro, i giocatori che si impegnano e sono bravi, perché si vede che sono bravi. Non c'è dubbio su alcuni. Quindi proprio si meriteranno, speriamo di meritarci una vittoria che porti un po' di entusiasmo ulteriore, perché ce n'è ancora tantissimo, certo. Ovviamente, basta vedere gli abbonati, ci sono 1800 ragazzi, non so pochi, no, la piazza ha risposto numero, la grande, sì, sì. E poi affrontiamo poi l'infrasettimanale, anche in un orario brutto, trasferta di Viterbo 14:30, ma con un vigore differente, per poi chiudere il trittico al Pescara, e anche quella sarà una partita bellissima, però ora sotto Lentella. Certo, certo, vediamo Lentella cosa succederà, speriamo che Gilardino appunto possa mostrarci questa reazione tanto attesa, io spero per lui che ce la faccia, perché spero per lui e per tutto il Siena, per tutti i tifosi. Ovviamente, lui è, quindi, è il nostro comandante, voglio dire, cioè noi dipendiamo da, vedi Pietro, l'allenatore alla fine è un uomo solo al comando, esatto. Cioè lui deve accontentare in primis se stesso, poi deve accontentare i giocatori, la società, esatto. I tifosi, la stampa, no, cioè non è facile, lui no. Non è facile, no, capito? Quindi, quindi lui ha un compito abbastanza impegnativo, però lo sa se ha scelto di fare, la responsabilità l'ha presa, quindi vedremo cosa succederà. Noi speriamo assolutamente in una vittoria in questo prossimo turno, e vediamo anche le altre partite così per capire anche le sorti del campionato e della classifica. Abbiamo Vispesa Rocesena, Carrarese Pistoiese, Grosseto Reggiana, Ponte d'Era Lucchese, Modena Viterbese, Olbia Molese, Pescara Fermana, ancora Matelica Montevarchi, Siena Virtus Entella e Teramo Gubbio. Beh, sicuramente il big match della domenica è Siena Virtus Entella. Sì, però c'è un bel Vispesa Rocesena, e se il Grosseto ci facesse un piccolo regalo? Con la Reggiana? Sì, o così. Ora voglio dire, per leggere i grandi numeri, il Grosseto, capito? Oh, non lo so, la Reggiana. Amici di Grosseto, è veramente come molto lo possiamo forte. Definire? Cugini di Grosseto. Cugini di Grosseto, però la Reggiana. Perché poi il Grosseto, guarda, alla fine, è una squadra tosta. L'ultima l'ha vinta. Una squadra tosta e si impegna tutte le gare alla morte, e lavorando su concetti molto, voglio dire, belli agonistici, guarda, potrebbe essere anche una partita interessante. Il Modena si deve riscattare, attenzione, certo, perché il Modena ha perso con il Montevarchi magari può fare un altro scherzo anche all'Ancona Matelica, un'altra bella partita. Poi il Modena affronta Viterbese, che poi sarà il nostro prossimo avversario, certo. E poi Pescara credo che non dovrebbe avere problemi la Fermana, anche se il Pescara in casa ha stentato sempre tantissimo. Sì, sì, anche il ha vinto, pareggiato e vinto una partita in casa al 95esimo. Punti del Siena, quindi sì, esatto, sì. Il 95esimo l'ha risolto. Però sì, insomma, sta di fatto la partita big della giornata. Questo Teramo è indecifrabile. Io pensavo fosse forte, in realtà forse eravamo noi e il non Teramo, avevamo. Il Siena è inciampato. Gubbio grande outsider. Gubbio se vince a Teramo prende tanta fiducia, esatto, ecco. Esatto. Mentre per quanto riguarda le altre partite, proprio nella nostra analisi è rimasta fuori i due derby, Ponte d'Era Lucchese, Carrarese Pistoiese, sì. Carrarese ha segnato 4 gol nell'ultima partita, quindi vediamo se c'è una piccola ripresa nella se la Pistoiese ne prende altre 3. Un pochino, come si dice a Siena, ci sforma non averla battuta, perché beh, mi sembra che le prenda da tutti, sì, esatto. meno che dal noi. Siena. Per quanto riguarda Ponte d'Era Lucchese, solito refren, il Ponte d'Era in casa è pericoloso per il sintetico, eccetera. La Lucchese, anch'essa squadra indecifrabile, che può da tripla, diciamo. Tripla. Va bene, grazie Luciano. Ora siamo giunti in chiusura della nostra puntata anteprima di Siena Virtus Entella. Ci vedremo domani, e io ti ringrazio, sarai a vederla. Ovviamente. Un pronostico te la senti di fare? No, guarda, veramente no, veramente, anche perché guarda, io sinceramente non ci azzecco mai. No, io, questa è una partita veramente indecisa. Allora, io vado a vedere il Siena sempre pensando di vincere, ti posso dire questo. Da sempre, anche in Serie A io andavo allo stadio pensando di vincere. Certo. Poi succedeva. Sì, sicuramente. Quando certo, fossi stato quando ci trovavamo Ronaldinho, Totti, no, fossi stato un tifoso del Real Madrid sarebbe stato più divertente, però so del Siena, quindi siamo nati per soffrire. Esatto.
va bene, ti ringrazio Luciano. Dunque, appuntamento domani con Studio Robur Live, il post partita di Siena Virtus Entella. Speriamo di commentare una bella vittoria e poi, come sempre, lunedì il salotto tuo con Luca Virgili e chissà, magari qualche sorpresa ci potrà essere. Bene, sì, ci saranno nuovi ospiti, vediamo un po'. Vediamo un po' che succederà. Per oggi è tutto, ovviamente vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci seguito. Buona serata a tutti.